L'ex presidente del Consiglio Massimo D'Alema scende in campo per garantire il suo sostegno al candidato alla presidenza della provincia Angelo Villani. D'Alema, ospite del convegno Europa e Mezzogiorno, svoltosi domenica 24 maggio all'Hotel San Luca di Battipaglia, ha sottolineato i brillanti risultati conseguiti dal centro-sinistra provinciale negli ultimi anni. Villani e la sua amministrazione a Tonato sono l'esempio del buon governo e dell'unità della coalizione. Salerno è una provincia nella quale il Partito Democratico ha dimostrato grande capacità di governo, il centro-sinistra, e noi siamo fiduciosi di confermare la fiducia che i cittadini ci hanno già espresso nel corso degli anni e che si è venuta consolidando nel tempo. Il centro-sinistra è unito in quasi tutte le elezioni amministrative, è un segno importante che conferma un'esperienza amministrativa molto positiva in tante parti del paese. Certo, l'obiettivo che abbiamo è unire le forze democratiche che oggi sono all'opposizione anche al di là dei confini del centro-sinistra. Parlando di elezioni europee, l'ex presidente del Consiglio ha rimarcato la netta differenza tra destra e centro-sinistra. Per la destra c'è un solo candidato, gli altri sono cloni che si nascondono dietro il suo volto immutabile, perché è una raffigurazione simbolica in cui, quando si apre una crepa, viene nascosta con un tampone, ha affermato. Noi invece mettiamo in campo una classe dirigente vera, con uomini veri, espressione del territorio. Vicino al leader della destra, solo cortigiani e cortigiane, ha aggiunto D'Alema, che ha anche puntato i riflettori sull'attuale situazione economica. Prima la crisi non c'è, poi è passata. La verità è che il governo non sta facendo nulla per uscire fuori dal tunnel. E che dire degli sbarchi, mai avuti tanti negli ultimi anni. Immancabili poi i riferimenti al quadro politico e alla questione Unione di Centro. L'UDC è una forza alternativa al centrodestra, ha detto. La sua collocazione naturale è nel centro-sinistra. La collocazione naturale dell'UDC sarebbe insieme alle altre forze democratiche all'opposizione, nel momento in cui è così, direi, profonda la distanza tra di noi e Berlusconi. Quando dico noi comprendo anche l'UDC, che non è soltanto una distanza politica e programmatica, sono proprio modi diversi di concepire la politica che ci dividono e che dovrebbero unire le forze all'opposizione. Presenti all'incontro anche l'ex ministro Paolo De Castro, il segretario provinciale del PD Michele Figliulo, il segretario regionale Tino Iannuzzi, i candidati al consiglio provinciale Corrado Martinangelo e Mimmo Volpe. Presente anche il presidente della provincia Angelo Villani, che nel prendere la parola ha fatto il punto delle opere realizzate in questi 5 anni, focalizzando l'attenzione nella Piana del Sele, un'area strategica nella quale la provincia ha investito per aeroporto, interporto, alta velocità, distretto agroalimentare, autostrada e presto anche per il porto. Quest'area ritengo l'area più potenziale non solo per la provincia di Salerno ma per l'intera Campania. Qui saranno fatti più grandi investimenti infrastrutturali, porto, aeroporto, interporto, polo agroalimentare. Significa che qui abbiamo le grandi sfide per il futuro. Vorrei dire anche che noi abbiamo previsto la nascita del distretto turistico, un distretto turistico di valenza nazionale che va da Salerno fino a Pestum. Questo lo si potrà realizzare nel momento in cui sarà completata la strada Aversana e quindi potremo defluire il traffico dalla Litorania sull'Aversana e dedicare così tutte le attenzioni per far diventare per davvero la Litorania una grande occasione di sviluppo, la moderna Rimini, la moderna Riccione del nostro territorio.